Paolo viene folgorato dalla luce di Dio, cade da cavallo, è buttato per terra e la sua vita cambia, cambia radicalmente, si è incontrato con Gesù. Fratelli e sorelle, noi forse ci siamo incontrati con Gesù, ma la nostra vita non è cambiata. Vuol dire che questo impatto con Gesù è stato superficiale, tangenziale, non in profondità. Eppure Gesù, con la sua grazia, entra dentro di noi. Forse noi non offriamo a Lui la disponibilità della mente e del cuore, perché Egli sia la verità nostra, perché Egli sia l'amore nostro. Paolo fu cambiato. La luce di Cristo vinse le sue tenebre ed egli lo riconobbe. Gesù gli disse: io sono colui che tu perseguiti. La luce della verità entrò nel suo cuore e nella sua vita e accese l'amore, un amore immenso, un amore che lo portò per tutto il mondo, un amore veemente a Cristo Gesù. Nessuna creatura, né in cielo né in terra, potrà separarmi dall'amore che è in Cristo Gesù. L'amore per gli uomini che lo portò ad affrontare tutti i disagi della vita, tutte le peripezie, gli affronti, le persecuzioni, la morte. Ecco l'effetto dell'incontro con Cristo. C'è questo cambiamento totale della vita e questo innesto di luce e di amore, questo innesto della verità e della carità di Cristo. Questa mattina noi vogliamo riscuotere dentro il nostro cuore questa fede sopita che pure abbiamo ricevuto nell'incontro sacramentale con Cristo, nel Santo Battesimo, che continuamente riceviamo negli altri incontri sacramentali, ma che non penetrano nella nostra vita e non determinano ancora un cambiamento di vita. Vogliamo chiedere che l'amore di Cristo che trasformi la nostra vita e non siamo più quei cristiani tiepidi, insignificanti, non incisivi, che non fanno né bene né male, che non sono determinanti nella storia della vita. Chiediamo al Signore questo risveglio della fede, questo risveglio dell'amore, questo risveglio dell'organismo spirituale che è dentro di noi. Anche noi ci siamo incontrati con Cristo, ma il cambiamento non è avvenuto. Chiediamo al Signore questa mattina di cambiare, perché il cristiano che non si trasforma all'azione della grazia, che offre sempre resistenza a Dio, è un cristiano che rischia di essere scoria di argento, come dice il profeta Geremia. Chiediamo al Signore questo risveglio stamattina e gridiamo a Lui: Signore, la Tua luce sfolgorante penetri questa mattina anche dentro di noi. Signore, vogliamo cadere ai Tuoi piedi, vogliamo ricordare il Santo Battesimo che ha segnato per noi una nuova nascita.
Signore, noi siamo disponibili a te, perché tu ti servi di noi, ma convertici, oh Signore, cambiaci, oh Signore, trasformaci, oh Signore. Per questo noi ti preghiamo e invochiamo il tuo Santo Spirito, perché scendi in abbondanza dentro di noi. Vieni, oh Spirito di Dio, vieni, oh Spirito dall'alto, investe la nostra mente, il nostro cuore, trasformaci, Spirito di santità. Devi cadere, devi smontare, devi toccare la terra e poi ti alzerai. Ecco, la mia luce ti investe, cadi per terra e adori il tuo Signore. Lasciati prendere per mano e condurre in città. Là ti sarà detto quello che dovrai fare. Lasciati condurre in città. Là ti sarà detto quello che dovrai fare. Lasciati illuminare da me. Cadi per terra. Io sono il tuo Signore che ti perseguita. Ho bussato tante volte alla tua porta. Non mi hai dato ascolto. Dammi la luce di folgore questa mattina. Cadi boccone per terra e lasciati condurre. Ci sarà qualcuno che ti dirà quello che devi fare. Io ti aspetto. E per te che ascolti. E adesso, fratelli e sorelle, lasciamoci lavare dal Signore. L'acqua pura, l'acqua dello Spirito, ci lavi dei nostri peccati. Le bende dei nostri occhi cadano, perché la luce di Dio rifulga dentro di noi. Lasciamoci lavare dalle nostre sussure, dalle nostre infermità, dalle nostre malattie spirituali. Lasciamoci lavare la mente, il cuore, l'anima e i sensi, perché possiamo offrire a Dio un sacrificio di lode, perché possiamo con Lui riprendere il cammino verso i traguardi che Dio ci dà. O Dio, eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di mettere nell'acqua il sale, perché venisse risanata la serietà dell'acqua. Degno, Signore, per questo doppio segno di purificazione, di preservarci da ogni attacco del nemico e custodiscici con la presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Accoglici, convertici, la tua grazia trionfi su di me,
Ascolta, Signore, il nostro gemito. Senza la tua grazia, noi offriremo sempre resistenza. Ma la tua grazia deve piegarci. Ti chiediamo, Signore, che questo giorno non scorra in vano, come tanti altri giorni in cui tu ci hai chiamato e abbiamo offerto resistenza a te. Signore, vogliamo cadere ai tuoi piedi questa mattina. Vogliamo cadere ai tuoi piedi. La tua luce sia così sfolgorante da accecarci. Paolo stette 3 giorni senza vedere. Fu così abbacinato da questa luce potente che perdette la vista per 3 giorni. Tre bende, ossia una triplice benda, era su ogni occhio, e le bende caddero quando fu battezzato. Signore, che queste bende cadano dai nostri occhi, che noi vediamo la tua luce, nella tua luce vediamo il tuo volto. Ti possiamo riconoscere, Signore della nostra vita, e possiamo seguirti per le vie che tu ci indicherai. Signore, tocca il nostro cuore. C'è una parola nel profeta Ezechiele, dove si parla degli idoli del cuore. Finché voi trattenete gli idoli nel cuore, nel vostro cuore non c'è posto per me, perché io non abito con gli idoli nel cuore. Abbattete gli idoli che sono dentro il vostro cuore ed io abiterò dentro di voi. Cadano questi idoli. Questa parola vi dice il Signore. Riferisci pertanto al popolo di Israele, dice il Signore Dio, convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze, perché a qualunque israelita e a qualunque straniero abitante in Israele che si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo all'occasione della propria iniquità e poi viene da me per consultarmi, risponderò io il Signore da me stesso. Signore, tu guardi il cuore, tu vuoi entrare nel mio cuore, ma tu resti alla soglia del mio cuore, non vuoi entrare, lo dico a molti di voi, non dite questa parola per altri, perché io sono a posto, no, e per molti di voi, io resto alla soglia e busso, non è sufficiente aprirmi e dire entra. Togli gli idoli che sono nel tuo cuore. Liberati dagli idoli della superbia, dall'egoismo, dall'invidia, dalla lussuria, dalla gola, dai desideri smodati, dagli attaccamenti al denaro. Liberati dall'idolo centrale che sei tu stesso. Abbatti il tuo io, soltanto dopo, io entrerò nel tuo cuore e siederò sul mio trono e ti inviterò a nozze e cenerò con te e la tua vita sarà cambiata.
queste cose ti dice il Signore. E lo dice non a una soltanto, ma a molte, perché molte abbiamo gli idoli nel cuore e non ce ne accorgiamo. Abbattiamo gli idoli del cuore e la luce di Dio scenderà dentro di noi. L'amore di Dio sarà la nostra guida e allora cammineremo con Lui, faremo cose meravigliose come Paolo Apostolo. Signore mio Dio, stendi la tua mano su di noi, purificaci, liberaci dagli idoli che sono dentro il nostro cuore e noi rivivremo. O Signore, sgorgata l'acqua viva dal tuo Tempio Santo, purifica il mio cuore da tutti gli idoli, da tutto ciò che è spazzatura, e fa che nel mio cuore ci sia questo trono per te, dove tu potrai sedere, Signore. E adesso, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore ancora una volta la purificazione del nostro cuore. Chiediamo al Signore una benedizione particolare perché possiamo camminare con Lui. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. O Cristo Gesù, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito Santo, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici questo popolo che ha visto la tua luce, credi in te e vuole camminare dietro di te. Ravviva in questo popolo, per mezzo di quest'acqua benedetta, la grazia del battesimo, perché illuminati da te, mossi da te, possiamo proseguire il cammino verso la patria celeste. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Adesso, fratelli e sorelle, dobbiamo cantare il Gloria, ma questo Gloria significa che tutto l'essere nostro glorifica il Signore, perché il Signore è entrato nella nostra vita. Non può recitare gloria, cantare gloria a Dio chi non ha Dio dentro di sé, perché è lo Spirito del Signore Gesù che canta in noi. E allora con gli angeli, con i santi che sono attorno all'altare, cantiamo al Signore della vita, al Padre, al Figlio e allo Spirito. Fratelli, chiediamo al Signore che cade il velo dai nostri occhi. E finché questo velo non cadrà, con una conversione profonda, noi non capiremo nulla. La stessa parola di Dio non avrà senso per noi. La celebrazione che stiamo conducendo sarà soltanto un rito. Chiediamo al Signore che cada questo velo. Gli antichi ebrei avevano il velo e non vedevano quando si leggevano le scritture che annunciavano Cristo. Non vedevano. La cecità era in loro. E soltanto nella conversione che il velo cade e noi vediamo il Signore. Come detto qui,
in 1 Corinti 3. Quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Noi siamo schiavi, siamo i prigionieri, non ci vediamo. Ma una volta che il velo è tolto, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore a cui abbiamo cantato, veniamo trasformati in Cristo Gesù, nella stessa immagine di Lui, e andremo di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito che è dentro di noi. Quando il Signore incomincia a cambiarci, incomincia a trasformarci, perché diventiamo come Lui. O Signore, ti chiediamo questa conversione profonda. Senza questa conversione profonda, il velo non potrà cadere nei nostri occhi. Non capiremo nulla e non potremo né cambiare né trasformarci secondo l'azione del tuo Spirito. O Paolo l'Apostolo, ti chiediamo di intercedere per noi, perché anche noi usciamo dalle tenebre e, toccati da Cristo Signore, possiamo seguirti nella via della conversione e della santità. E questo è che chiediamo al Signore. O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'Apostolo Paolo, concedi anche a noi, che oggi ricordiamo la sua conversione, di essere testimoni della tua verità e di camminare sempre nella via del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, apparendo gli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore.
come abbiamo detto all'inizio, celebriamo oggi la festa della conversione di San Paolo, che fu un fatto molto importante nella Chiesa dei primi tempi, una conversione che fece scalpore e che pose in giudizio la prima Chiesa. Conversione che sentiremo anche domani nel Vangelo. Gesù nella sua prima predicazione dirà: convertitevi e credete al Vangelo. Conversione in greco si dice metanoia, che è una composizione di due parole e significa rivoluzione mentale. La conversione è fare una rivoluzione mentale, cominciare a pensare secondo i canoni del Vangelo e mettere da parte le nostre categorie logiche, che sono la logica del mondo. Cominciare a pensare come Cristo, secondo Cristo. Appunto, l'incontro con Gesù, come diceva Padre, è Cristo che vive in me. Anche in Paolo la conversione ha avuto un momento molto forte, appunto l'incontro con Gesù, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, il battesimo, e poi ha avuto anche un cammino lento di appropriazione del Vangelo, di incontro con il Signore. In fondo anche noi, se siamo qui, abbiamo avuto questo incontro con il Signore. Anche noi siamo caduti per terra. Abbiamo sentito la voce del Signore, abbiamo visto la voce, abbiamo sentito la sua voce. Ma forse manca la seconda parte della conversione, che è il cammino lento fatto nel silenzio e anche nell'oscurità della fede. Quel cammino che portò Paolo a dire: io reputo tutto immondizia, tutto quello che ho lo considero una perdita dinanzi alla conoscenza del Signore, del mio Signore Gesù Cristo. Dinanzi a Gesù tutto quello che Paolo aveva acquisito era diventato immondizia, dinanzi alla grandezza della rivelazione della conoscenza del Signore. Appunto per poter dire poi: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E tutta la vita diventa vissuta con Lui, per Lui e in Lui. La conversione è sempre un fatto immotivato, non c'è un motivo logico, se noi lo vediamo dal punto di vista umano, perché il Signore chiama Paolo, perché il Signore chiama tante persone a dedicarsi interamente la vita al Vangelo. Però per Paolo vediamo che c'è un antecedente. Paolo era presente all'uccisione di Stefano, era tra quelli che approvavano l'uccisione di Stefano, e vediamo che quelli che tiravano le pietre deposero i mantelli ai piedi di Stefano. E Stefano disse, morendo a colpi di pietra: Signore, rimetto il mio spirito nelle tue mani, non imputare loro questo peccato. Alcuni autori spirituali dicono che la conversione di Paolo inizia in quella preghiera gratuita di Stefano. E questo è molto importante, perché tante volte anche noi ci troviamo persone accanto che ci tirano le pietre. E forse anziché invocare giustizia o invocare vendetta, come Stefano, diciamo: Signore, non imputare loro questo peccato, o come Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Forse anche noi vedremo sorgere nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nella nostra città, tanti Paolo, chiamati dal Signore grazie alla nostra preghiera gratuita. Come Paolo. Paolo era a posto, Paolo era bravo fariseo che veniva dalla scuola di Gamaliele, ma forse vedremo anche tanti Agostino. Agostino invece che veniva da una vita di peccato e anche lui convertito diventò una luce per la Chiesa. Come Agostino che nella sua conversione stentava ad abbandonarsi al Signore, fino a quando il Signore disse: perché non ora? Lasciati andare. C'è una storiella molto bella, perché è un lasciarsi andare, la conversione, è un lasciarsi andare completamente al buio. Una storiella che racconto: un uomo cade da un dirupo e rimane attaccato ad un ramo. Allora comincia a gridare: Signore, se ci sei, aiutami! Se ci sei, aiutami, perché non poteva restare attaccato a questo ramo per sempre. Allora il Signore disse: bene, ci sono. Cosa vuoi? Salvami, Signore!
Il Signore gli disse: lascia il ramo e io ti prenderò. C'è niente da fare. C'è un altro Dio? E chiamava. E forse noi facciamo così. Molte volte, ecco, all'inizio il Signore ci ha detto: lascia stare i tuoi idoli. Lasciali stare. Noi ci teniamo aggrappati all'idolo e nello stesso tempo vogliamo che il Signore ci aiuti. Noi dobbiamo lasciare la mano, dobbiamo aprirla e il Signore ci accoglierà. Ma questo è un salto nel buio. E ogni conversione, ogni cammino di fede è un camminare al buio e avere fiducia solo nel Signore, che ci sarà la sua mano che ti prenderà. Ci sarà Lui che ti accoglierà. Conversione. Conversione che significa anche riappropriarsi del battesimo. Paolo subito dopo viene presentato ad Anania che lo battezza e Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato dando il mandato dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Tutto dipende dal nostro battesimo, dal sigillo che noi abbiamo avuto, un battesimo che noi dobbiamo consapevolizzare, perché è quel sigillo dello Spirito Santo che ci è stato donato, ma che di cui noi dobbiamo riappropriarci. Come dice il prologo, a chi crede ha dato il potere di diventare figli di Dio. Potere di diventare figli di Dio. Ma già noi lo siamo figli di Dio. In potenza dobbiamo acquisire tutte quelle potenzialità che sono nostre di essere figli di Dio. E allora il nostro credere sarà diverso. Il nostro credere sarà un credere che produce dei segni. Diventeremo testimoni. Testimone è colui che ha visto e racconta quello che ha visto. Testimone è quello che non deve tanto studiare, ma chi ha visto? Come dice il Papa nell'enciclica Redentoris Missio, diventate testimoni del Cristo, raccontate quello che voi avete visto. Ecco allora i segni che accompagnano l'evangelizzazione. Perché parlare di Gesù senza segni è propaganda. Fare dei segni senza riferimento a Gesù diventa magia. Gesù ha detto, appunto, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Ed è molto bella questa finale di Marco, perché poi continua e Gesù dice i verbi al presente. Gesù accompagna coloro confermando con i segni la parola. Questa è la cosa molto bella. I segni che Gesù è presente. Gesù è lo stesso di 2000 anni fa e cammina insieme a noi confermando la sua parola. E forse noi dobbiamo vederli, questi segni. Paolo è stato guarito agli occhi e ha cominciato a vedere con un volto nuovo. Ha cominciato a vedere nel fratello il Signore Gesù, il corpo mistico. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo perseguitava il Cristo nei fratelli. E la prima grazia che noi dobbiamo chiedere è quella di che i nostri occhi si aprano e anche noi possiamo vedere nel fratello il volto del Signore Gesù, in ogni fratello sofferente vedere Lui, e allora veramente tutta la nostra vita cambierà, perché quel fratello che soffre, quel fratello che a volte magari ci dà fastidio, lì c'è il Signore Gesù incatenato, ero affamato, assetato, carcerato, malato, e sei venuto, vedere nel fratello. Concludiamo questa breve riflessione. All'inizio quando Padre Matteo parlava, diceva: prendimi la mano, dammi la mano che io ti condurrò verso un nuovo sentiero. Mentre lui parlava io ho avuto un'immagine, è l'immagine della Samaritana. Anche lei si è convertita, anche lei era andata al pozzo con la sua brocca d'acqua. Con la sua brocca d'acqua e quando ha incontrato il Signore ha lasciato la brocca d'acqua ed è corsa in città a dire: ho incontrato il Messia. Forse anche noi oggi il Signore ci ha detto: dammi la mano. L'ha detto all'inizio, e forse noi per dargli la mano dobbiamo lasciare quel ramo della storiella, ma forse dobbiamo lasciare la nostra brocca, la brocca con l'acqua morta, lasciamola lì e diamo la mano a Gesù e facciamolo con una preghiera, mettiamoci in piedi e stendiamo la mano in alto. Signore Gesù, ti ringraziamo perché tu all'inizio di questa celebrazione ci hai detto che vuoi darci la mano per fare un nuovo cammino, il cammino che sei tu, perché tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita. Signore Gesù,
Tu ci hai invitato a lasciare i nostri idoli, quegli idoli che lasciamo ma che poi andiamo a riprendere. Questa mattina, oh Signore, vogliamo deporli tutto ai tuoi piedi e tendiamo la mano, Signore, perché la nostra mano è libera. Abbiamo lasciato la nostra brocca con l'acqua morta. L'abbiamo lasciata, oh Signore, e tendiamo la mano perché tu possa prendere questa mano. Afferraci la mano, Signore Gesù, e conducici in questo nuovo cammino. Come bambini, oh Signore, noi ti tendiamo la mano. E un bambino ha fiducia nel Padre, ha fiducia nel Padre che lo porterà verso il bene, verso la salvezza, verso la gioia. E noi sappiamo, Signore Gesù, che questa mattina tu stai prendendo la nostra mano e ci porterai, oh Signore, verso nuovi sentieri, il tuo sentiero, sentieri di pace, di felicità, di incontro con te. E per questo ti chiediamo, Signore Gesù, di guarire i nostri occhi. Guarisci i nostri occhi, oh Signore, perché possiamo vederti in ogni fratello che incontriamo. Guarisci i nostri occhi, fai cadere, oh Signore, queste scaglie dai nostri occhi, perché possiamo vedere il tuo volto sofferente in ogni fratello e il tuo volto pieno di gioia in ogni fratello che annunzia il Vangelo, che parla di te. Apri, oh Signore, le nostre labbra, apri il nostro cuore e guariscici, oh Signore, perché noi siamo il tuo popolo. Grazie, oh Signore Gesù. Amen. Scusate, c'è una macchina urgentemente da spostare, è una Seat Ibiza, Palermo, 857931, posteggiata all'ingresso. Che nasce in questo momento? E ti ringraziamo, Padre Santo, di quello che stai facendo. Tu hai scosso le coscienze di tante persone. Tu stai guarendo gli occhi di una persona. Stai toccando la retina di una persona. E ti ringraziamo di questo segno che tu ci dai. E tu stai rinvigorendo le membra, le ossa, di una persona che stentatamente è venuta qua, non voleva venire, e adesso si sente rinvigorita nel suo fisico, si sente forte, può camminare speditamente, può anche condurre gli altri. Ti ringraziamo, Signore, di altri segni che stai facendo in mezzo a noi, e ti benediciamo, perché attraverso un segno, anche minimo, che tu metti la firma sulla nostra predicazione fatta nello Spirito. Padre Santo, invochiamo ancora una volta il tuo Spirito di guarigione, di liberazione, di consolazione su di noi, e ti offriamo, Padre, tuo Figlio. Te lo offriamo ancora una volta, perché Egli continua a lodarti e benedirti in noi, e perché noi possiamo nutrirci di Lui e vivere di Lui. Amen. Identifichiamo il male da cui particolarmente vogliamo essere liberati in questo momento. Individuiamo il peccato che grava su di noi, ci impedisce la luce e ci impedisce il cammino, e chiediamo al Signore di liberarci da questo male. Identifichiamo il male che può inceppare la nostra vista spirituale, che può non farci essere sensibili ai movimenti dello Spirito, per cui siamo come infiacchiti, turbati, angosciati, presi dalle nostre cose,
e non sentiamo le cose di Dio. Chiediamo al Signore la liberazione dei molteplici influssi del nemico che gira sempre attorno a noi, che soffia, che digrigna i denti, che non ci lascia in pace. Chiediamo al Signore questa libertà interiore in modo da poterlo servire e godere, attendere che Cristo Signore prenda possesso del nostro cuore e della nostra vita. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Chiediamo a Gesù l'unione dei cuori, la pace per le nostre famiglie, le nostre comunità, per tutta la Chiesa che crede nell'unico Signore ma non è unita nello stesso unico Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli della pace, scambiamoci un segno di amore, riconosciamoci figli di Dio, fratelli tra di noi. Signore, come affamati ci siamo presentati a Te e abbiamo mangiato il Tuo pane. Come assetati siamo venuti a Te, poveri e miseri, e Tu ci hai dato l'acqua del Tuo Spirito. E adesso, Signore, non lasciarci ma soli, fa che non ci manchi mai il Tuo pane. Non ci manchi mai la tua acqua. Siamo i tuoi poveri, i tuoi miseri, che chiedono pane e acqua a te. Signore, ti ringraziamo di quanto hai fatto, di quanto hai detto. Tu adesso ci dai una parola di esortazione. Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta. Comportatevi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi. Non siate inconsiderati, ma scrutate qual è la volontà di Dio a vostro riguardo. E non siate così facili ai diretti dalla carne, ma siate ricolmi dello Spirito di Dio. Intrattenetevi tra di voi con cantici spirituali, con salmi, inneggiate al nome del Signore con tutto il cuore. Rendete continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, e così la gioia del Signore dimorerà dentro di voi, e siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, perché questa è la legge del Signore, e avrete pace nei vostri cuori. È una parola che ci viene da Paolo agli Efesini, ma è Dio che parla quando attualizza questa parola. E c'è un'altra parola che viene da Coelet, ed è per tante persone che vengono qua: vada ai tuoi passi,
quando ti rechi alla casa del Signore, avvicinandoti per ascoltare, cioè avvicinarsi per ascoltare la voce di Dio, vale più del sacrificio offerto dagli stolti, che non comprendono neppure di far del male. Non è tanto il sacrificio che ha importanza quando non c'è la disposizione interiore. Non vale venire qui quanto ascoltare la parola di Dio. Quando vai alla casa del Signore, disponiti prima di ogni altra cosa ad ascoltare quello che Egli dice. Egli ti chiama qui perché tu ascolti la sua voce. Questo deve essere l'atteggiamento di ognuno di noi. Il sacrificio verrà dopo. E allora oggi, se avete ascoltato la voce del Signore, non vogliate indurire il vostro cuore. Il Signore qui ha parlato a ciascuno di voi, ha parlato a tutti.